Il presidente dell'assemblea della LOCDE, il comitato dei sindaci e il suo presidente hanno incontrato i vertici ANAS questa mattina, partendo al cantiere del Ponte Alaro per poi fare il punto della situazione sulle opere in itinere e sui finanziamenti annunciati presso la biblioteca comunale di Marina di Caulonia. Coronavirus disagi per chi viaggia in aereo, voli ridotti anche in Calabria e Sicilia. Gravi danni all'economia. Assenteismo all'ASP di Cosenza, indagati 87 dipendenti, anche l'ex consigliere regionale Russo. La siccità mette in ginocchio l'agricoltura. Il grido d'allarme delle associazioni di categoria. Così si rischia un disastro. L'irrigazione d'emergenza è garantita dai consorsi di bonifica. A Gioiosa Ionica si è tenuto un incontro su sport contro bullismo e cyberbullismo, il ruolo dello sport nella prevenzione e nel contrasto al bullismo, organizzato alla scuola di calcio dell'US Gioiosa Ionica. Bentrovati, il giornale di Telemia. Il presidente dell'assemblea della LOCDE, il comitato dei sindaci e il suo presidente hanno incontrato i vertici ANAS questa mattina, partendo dal cantiere del Ponte Alaro per poi fare il punto della situazione sulle opere in itinere e sui finanziamenti annunciati presso la biblioteca comunale di Marina di Caulonia qualche tempo fa. Dopo la riunione della scorsa settimana presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il presidente dell'Assemblea della LOCDE, il sindaco di Caulonia, Caterina Belcastro, e il presidente del Comitato dei Sindaci della LOCDE, Giuseppe Campisi, hanno incontrato questa mattina i vertici dell'ANAS, partendo dal cantiere del Ponte Alaro, per poi fare il punto della situazione sulle opere in itinere e sui finanziamenti annunciati presso la Biblioteca Comunale di Marina di Caulonia. Era un impegno preciso, era un impegno che ci eravamo dati al Ministero delle Infrastrutture e quindi facendo seguito proprio a quel vertice che si è tenuto la scorsa settimana a Roma con il sottosegretario Margiotta, ai vertici dell'ANAS ho chiesto conto sui lavori di realizzazione del ponte e sul rispetto del cronoprogramma che, come sapete tutti, hanno i vertici dell'ANAS proprio alle telecamere di Rai 3, ma non soltanto, anche nei tavoli prefettizi che si sono tenuti negli ultimi mesi, hanno dato garanzia della fine dei lavori e quindi della consegna del ponte entro il 30 giugno. Se si dovesse realizzare la consegna dei lavori entro il 30 giugno saremmo soddisfatti. A me pare che nel punto in cui sono i lavori ritengo che sia difficile la consegna prima dell'estate, ma ovviamente di questo ci devono dare contezza i vertici dell'ANAS. Ma siccome conosco i tempi dell'ANAS, per averli vissuti negli ultimi 2 anni, perché io sono sindaco da 2 anni e ho seguito le diverse fasi. Sì, ora ci vedremo periodicamente e proveremo a fare uno stato di consistenza dei lavori. Il tavolo prefettizio è sempre aperto. Il tavolo prefettizio è sempre aperto. Io avevo dato un termine massimo entro cui comunque avere contezza sullo stato dei lavori che fosse febbraio. Sì, aggiorniamoci. Siamo stati al ministero, questo è l'incontro che segue a fine il vertice del ministero. Allora, questo è il primo sul ruolo del vicemissario. Aggiorniamoci. Ma insieme, perché è cambiata la dirigenza dell'ANAS, ma sì, l'ANAS comunque sì. Gli altri dirigenti che l'hanno preceduto. No. Sì, aggiorniamoci. Sì, abbiamo un gradiente dell'evoluzione della situazione, cerchiamo di vedere insieme se si convince, se si tranquillizza. No, io mi convinco quando passeremo sul ponte. Io mi convinco solo nel momento in cui passeremo sul ponte aperto, realizzato. E quello è il momento in cui io mi convincerò. Fino ad allora io, lo sapete, combatterò, il mio impegno non mancherà come non è mancato fino ad ora. Sindaco, io vengo da un paesino sulla 106, vicino Soverato, quindi è anche casa mia, per cui solo l'importanza di queste opere, non vi abbandoniamo, rivediamoci fra un mese, così facciamo. E il ponte sarà veramente aperto alle migliaia di persone che comunque transitano, grazie anche all'impegno veramente dell'Assemblea dei Sindaci, sul Guado, perché il Guado è stato realizzato un anno fa ed ha alleviato tantissimo i disagi a questo territorio. Allora, rivediamoci fra un mese, dai, così valutiamo insieme l'andamento dei lavori e se è necessario
ancora di più incrementare la forza lavoro. Nel frattempo noi ci stiamo. Ma questo sicuramente che va implementata la forza lavoro, perché i tempi sono stretti. I tempi sono stretti. Quindi questo è un'interruzione che veramente blocca il passaggio dei turisti che arrivano. Già noi abbiamo mille problematiche da questo punto di vista. Dovete venire, sì. noi siamo qua. Noi veniamo. Noi ci trova qui quando. Anzi. Tutti i giorni, noi siamo sul fronte tutti i giorni. Sono quasi un ispettore di carriera, direttore operativo. Io non faccio un tecnico, non sono un tecnico, però voglio dire, però i lavori. No, io non ho avvocato. Però il medio ingegnere che ha avvocato. I lavori. Ascolti, i lavori sono sotto gli occhi di tutti, quindi anche se io non sono un tecnico, però capisco che siete in una fase in cui state andando veramente a rilento. Cioè il fatto che comunque avete dovuto aspettare la trivella, ingegnere, per 2-3 settimane, anche di più, una nuova trivella. Perché cioè abbiamo dovuto cose aspettare non una nuova trivella? Perché? La trivella è sempre la stessa, non è mai stata cambiata. No, voi avete riportato un'altra trivella. Cambiata. No, avete portato un'altra trivella, avete portato un'altra trivella. Avete portato un'altra trivella. E comunque un mezzo nuovo avete portato. Un'altra trivella? Non abbiamo mai cambiato l'inizio. Avete avuto problemi, l'avete cambiata, poi avete portato un'altra, ma questo non tocca a me dirlo, io non devo fare l'ispettore del cantiere, per carità di Dio. Come fa a dire faccio... che è cambiata la trivella se non è stata cambiata? Purtroppo, guardi, noi ce l'abbiamo in alto. Io non faccio l'ispettore del cantiere, io faccio il sindaco e difendo, tutelo il mio territorio, i miei cittadini. Quindi che sia evidente che siete in ritardo, è evidente. Sindaco, aggiorniamoci fra un mese. E poi lei ancora una volta mi garantisce che entro giugno il ponte sarà completato, io ne prendo atto. Ma deve sapere che ci saranno qui non soltanto i miei occhi, ci saranno gli occhi di tutti, soprattutto gli occhi dei cittadini. Quindi ci vogliamo fidare ancora una volta, ma ricordi che la convinzione, come dice lei, sa quando ci sarà? Quando ci passiamo sopra, cioè fine giugno. 30 giugno. Guardi, ad oggi non ci sono particolari problemi che possano condizionare la chiusura dei lavori, avere il ponte completato per fine giugno, fermo restando che per mettere in esercizio ci vorranno le attività di collaudo, insomma ci vorrà un po' di tempo per completare le finiture, però sostanzialmente credo che i programmi verranno rispettati, al momento non ci sono particolari condizionamenti. Non è sempre lo da cittadino, sì. Troppi 3 anni. Guardi, adesso io non so i problemi che ci sono stati prima, so che è un ponte sul quale si era deciso di intervenire prima su una parte, poi si è visto che l'altra parte in ogni caso necessitava di ulteriori interventi, quindi a quel punto si è in qualche modo stravolto il progetto, si è deciso di costruire questo bypass che in qualche modo sostanzialmente limita i disagi alla circolazione e quindi un po' l'opera originaria è stata in qualche modo ripensata, da qui credo i ritardi, però adesso siamo alla fine, voglio dire, c'è un po' di ottimismo e cerchiamo di, come dire, che messaggio lanciare? Vabbè, un po' di pazienza, voglio dire, l'impegno di ANAS è costante. È un momento difficile, ci sono le imprese che sono in difficoltà e quindi da questo diciamo c'è anche un problema che si ripercuote sui lavori, è un problema di crisi generale, però in qualche modo stiamo cercando di dare il nostro contributo per poter completare le opere per tempo, insomma. Facciamo il punto, soprattutto quello che concerne la Calabria, sul coronavirus, quello che sta accadendo agli ospedali. Non ci sono ancora casi in Calabria, ma c'è grande mobilitazione. Poi il primo duro colpo per quanto riguarda la prima stima dei danni all'economia, effetti coronavirus.
Il pericolo è scampato, l'incubo di contagio da coronavirus è stato spazzato via dagli esiti tampone test eseguito sulla moglie del pensionato di Cetraro, risultato positivo all'infezione. L'uomo proveniente dall'Odigiano è arrivato in Calabria domenica 23 febbraio a bordo di un autobus a lunga percorrenza, sceso a Rende, ha poi raggiunto la cittadina tirrenica in compagnia di alcuni congiunti. Il 69enne, sia nel centro lombardo in cui abitualmente risiede, Castelnuovo Bocca dell'Adda, che durante il viaggio e la successiva permanenza nel Cosentino non si è mai separato dalla moglie. La donna tuttavia è risultata perfettamente sana. La notizia ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la regione. Cristina Giraldi, direttore dell'unità operativa di microbiologia e virologia di Cosenza, che sta seguendo il caso, ha spiegato: abbiamo rilevato una quantità minima di coronavirus nelle cellule del paziente di Cetraro e la circostanza che fosse asintomatico ha evitato che attraverso la tosse e gli starnuti potesse contagiare le persone entrate in contatto con lui. Il virus è rimasto nelle cellule attaccate e non si è diffuso colpendo le zone bronchiali. L'80% dei soggetti asintomatici hanno una bassissima percentuale di possibilità di infezione. Il dato relativo alla moglie è dunque molto rassicurante. La coppia sarà di nuovo sottoposta a tampone tra una settimana per valutare l'evoluzione. Il pensionato a sua volta non presenta al momento rialzo termico né problemi bronchiali. Beni per un valore complessivo di 1.387.000 euro sono stati sequestrati dai carabinieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Crotone, coordinati dalla locale Procura della Repubblica. I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dalla GIP nei confronti di una società di capitali presente sul territorio calabrese e di 6 persone per le quali sarebbe stata dimostrata la indebita percezione negli anni 2017-2018 di contributi del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, del cosiddetto bonus cultura 18 app. Sono stati sottoposti a sequestro preventivo, nello specifico le quote societarie, denaro contante, un immobile, conti correnti postali e bancari e 5 autovetture. Cambiamo pagina, parliamo adesso di siccità che mette in ginocchio l'agricoltura, caldo anomalo e assenza di precipitazioni, almeno fino ad oggi, fanno sprofondare nella crisi un intero settore. In Calabria, più laicamente, gli agricoltori volgono spesso lo sguardo al cielo sperando di ricevere buone notizie. Per il momento, anche se oggi qualcosa dovrebbe cambiare, la pioggia si fa molto desiderare. Gli effetti di questo clima impazzito potrebbero essere devastanti, terreni in malora e agricolture in ginocchio. Una situazione complessa resa ancora più incandescente dalla mancanza di dati sulla reale consistenza degli invasi artificiali presenti in sila. Finora nemmeno l'irrigazione d'emergenza garantita dai consorzi di bonifica è servita ad arginare la crisi determinata da un inverno con 0 piogge e caldo anomalo. Coldiretti Calabria, nei giorni scorsi, ha scritto anche alla Presidente della Regione Calabria, Iole Santelli, per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità. Ormai, sostiene il Presidente di Coldiretti, Franco Aceto, la situazione è critica, in particolare nella fascia ionica che va da Sellia Marina a tutto il Crotonese, in particolare l'altopiano di Isola di Capo Rizzuto, nell'area di circa 4.000 ettari investita dalla coltivazione di uno dei prodotti principe, il finocchio. A soffrire la siccità sono anche gli appezzamenti adibiti a coltivazione erbacee come grano duro, cereali, leguminose, erbai destinate alla produzione di foraggio per allevamenti e pascoli montani. Dai dati del servizio Copernicus, sottolinea Alberto Statti, responsabile di Confagricoltura Calabria, relativo ai cambiamenti climatici, emerge come nel mese di gennaio si siano registrate le temperature più alte della media stagionale dal 1880 ad oggi. A questa anomalia termica si aggiunge la totale assenza di precipitazioni che ha ridotto la portata idrica dei corsi d'acqua e conseguentemente il livello degli invasi fondamentali per l'irrigazione di soccorso, due con cause tra esse legate che hanno già comportato effetti diretti sulle coltivazioni ortofrutticole primaverili e che rischiano di compromettere anche quelle future.
Un nuovo tsunami potrebbe abbattersi sul distretto tirrenico dell'ASP di Cosenza. Oltre 80 le persone indagate per vari reati. La Procura di Paola ha notificato un avviso di proroga delle indagini a 87 persone tra medici, dipendenti dell'azienda sanitaria e cittadini. Tra questi, uno dei destinatari del provvedimento è anche Mario Russo, ex consigliere regionale di Forza Italia ed ex sindaco di Scalea. L'attività investigativa è ancora in una fase molto iniziale e quindi, come giusto che sia, è totalmente riservata e sono in corso accertamenti e verifiche. Sentenza in Corte d'Appello, cambiamo pagina. A Milano, dopo il rinvio della Cassazione, esclusa l'aggravante mafiosa, sconto di 3 anni per Lampada, non ha reimpiegato i profitti della slot per le 'ndrine. Cade l'accusa dell'aggravante mafiosa per aver reimpiegato i profitti illeciti delle slot machine che operavano in una catena di 7 bar a Milano con il fine di agevolare organizzazioni mafiose nei confronti di Giulio Lampada, il 48enne reggino che è riuscito ad accumulare una vera e propria fortuna nella capitale finanziaria italiana sfruttando il business delle slot machine e beneficiando della protezione dei vertici delle 'ndrine con Dello De Stefano. Un'esclusione che ha un immediato effetto pratico, come rimarcato dalla Corte d'Appello di Milano, ridotta la pena di 3 anni di reclusione, una sentenza che vede premiata l'intuizione giuridica dell'imputato e del suo legale di fiducia, gli avvocati Giacomo Iaria e Luigi Romeo del Foro di Reggio. Il ricorso di Giulio Lampada, che in appello a Milano ha riscontrato ancora una volta la ferma opposizione della Procura Generale, verteva sulla condanna definitiva a 3 anni di reclusione, da sommare agli altri 11 anni e 4 mesi di reclusione per associazione mafiosa sui quali era stata messa l'ultima parola. Inerente l'aggravante per aver reimpiegato i profitti illeciti frutto della sua militanza e l'andrangheta di Reggio. Un tema smontato con la logica dei fatti, ma soprattutto con la storia documentale dell'ascesa imprenditoriale di Giulio Lampada. Se l'associazione mafiosa gli viene contestata all'anno 2007 e quindi quel contributo di Giulio Lampada al reimpiego dei proventi dei reati commessi all'associazione mafiosa va dall'anno 2007 in avanti e se Giulio Lampada ha acquistato i locali nel 1999, nel giugno del 2004, come mai è possibile affermare che Giulio Lampada abbia reimpiegato i profitti dei reati commessi dalla situazione mafiosa nel 2007 nelle attività economiche acquistate molti anni prima? Una sentenza che esclude questa porzione di quadro accusatorio che potrebbe a breve restituire la libertà allo stesso Lampada. Droga nascosta in condomini e case abbandonate, maxi controllo dei carabinieri ad Africo. I carabinieri della stazione di Africo e i cacciatori calabri hanno effettuato diverse perquisizioni in innumerevoli zone di Africo Nuovo. In alcuni edifici sono state rinvenute dosi di eroina, cocaina e quasi un chilo di marijuana. La droga è stata sequestrata a carico di ignoti e sarà trasmessa in laboratorio per le analisi del caso. A gennaio, lo ricordiamo tra l'altro, i carabinieri avevano individuato in località Bianco una piantagione indoor di oltre 100 piante di canapa indiana, per la quale è stato tratto in arresto un 25enne di Africo. Di droga e sostanze stupefacenti se ne sta parlando ininterrottamente nelle scuole dell'intero territorio, al fine di sensibilizzare i ragazzi ad allontanarsi da un mondo che attrae sempre più non solo gli assuntori, ma anche chi desidera fare apparentemente guadagni facili, salvo poi scontrarsi con la dura realtà e con le indagini dei carabinieri. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Andiamo a Lazzaro, incidente con un ferito sulla SS106 all'altezza di Capo d'Armi. La strada statale ionica 106 continua a fare da sfondo a incidenti sempre più pericolosi, per lo più delle volte a seguito di manovre azzardate. Due sinistri si sono verificati a distanza di poche ore l'uno dall'altro, il primo verificatosi domenica e il secondo nella mattinata di ieri. Quest'ultimo ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Panda e una Ford Focus, scontratesi in località Capodarmi, tratto questo altamente rischioso in quanto ricadente in una serie di curve. Nel tratto viario in questione insiste la doppia striscia continua, inspiegabilmente per alcuni metri la stessa doppia striscia diventa discontinua, insomma un copione che si ripete ogni volta e con le stesse modalità. Immediati soccorsi del personale del 118 che hanno prestato le cure. In particolare uno dei due conducenti è stato trasportato d'urgenza al grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Sul posto anche pattuglie dei carabinieri, della polizia stradale, vigili del fuoco, personale ANAS e due carro attrezzi. Un'arteria, la 106, ormai nota come la strada della morte e che necessita, non ci stanchiamo mai di dirlo, dell'intervento immediato di una apposita
un'apposita commissione che giunga direttamente da Roma al fine di verificare lo stato di pericolosità in cui versano soprattutto i primi 100 km del tratto ionico reggino. L'Ancadic, dal canto suo, denuncia gli scellerati eccessi, le pericolose corsie di accumulo, i tratti di strada con doppia striscia continua che improvvisamente diventa discontinua e altri potenziali pericoli che anche la nostra emittente ha segnalato nel corso degli anni. Andiamo a Feroleto, dove studenti vanno a far lezione di energia alternativa in azienda. Sentiamo. Si è tenuto presso la sala conferenza della Mariserre, sita in Feroleto della Chiesa, un incontro sull'energia pulita derivante da fonti rinnovabili. Hanno partecipato all'incontro i ragazzi del progetto Erasmus con il liceo scientifico di Cittanova, proveniente da diverse parti d'Europa. Dopo aver visitato l'azienda, l'incontro si è spostato dentro la sala conferenze, dove hanno relazionato Nicola Mari sull'energia in generale che si trova all'interno del pianeta Terra e Giuseppe Mileto della ENRE sull'energia rinnovabile con il fotovoltaico, spiegando come funziona una centrale di energia fotovoltaica. Presente anche il sindaco di Feroleto, Antonio Tranquilla. E ovviamente siamo più che contenti che si affronti una tematica del genere qui a Feroleto e fa piacere, specialmente in questo periodo, che i ragazzi che vengono anche dall'estero si confrontino con una realtà che qui in questo paese funziona dal 95. È una realtà stupenda che dà moltissimi posti di lavoro qui sul territorio e quando si confronta con i giovani la cosa non ci sorprende ma ci conforta. Dal suddetto incontro è emerso che la Mariserre, azienda di costruzione serre e capannoni, ha prestato attenzione anche al fotovoltaico e attraverso la sinergia con la ENRE di Taurianova si è cimentata nella costruzione di impianti di energia pulita, rendendosi leader nella commercializzazione di queste strutture. Grande attenzione dei ragazzi dell'Erasmus che hanno contribuito con le loro domande alla riuscita della manifestazione. Blanca, tu partecipi a questo progetto Erasmus, cosa ne pensi di questo progetto e di questa visita qui in questa azienda, la Mariserre? Penso che è una buona opportunità perché gli studenti possano apprendere sul progetto. Come ti sei trovata qui in Calabria? È una bellissima Provenza e penso che noi possiamo venire un'altra volta. Quindi il progetto Erasmus è un progetto positivo? Sì. Penso che i nostri studenti possano apprendere un'altra cultura e molte lingue. Parlare di questa energia alternativa è una cosa positiva, diciamo, aver sentito queste che ti spiegavano cos'è l'energia alternativa rispetto all'energia normale. Sì, perché l'energia normale non è buona per il pianeta, per il mondo, e penso che è una buona soluzione, è un'energia rinnovabile. Quindi è un'azienda seria questa? Sì. Allora, come ti sei trovato qui in questa azienda con il progetto Erasmus? I feel very comfortable and I think that it's very good to know things about renewable energies. Come ha detto il nostro studente Mario, si sono trovati molto bene, molto a loro agio ed è stato molto proficuo conoscere le energie alternative viste e messe in pratica da un'azienda del nostro territorio. A Gioiosa Ionica si è tenuto un incontro su sport contro bullismo e cyberbullismo. Il ruolo dello sport nella prevenzione e nel contrasto al bullismo organizzato dalla scuola di calcio dell'US Gioiosa Ionica. Sicuramente lo sport è qualcosa che può aiutare questa problematica legata al bullismo dei ragazzi. Per noi forse è anche un po' più facile perché è un qualcosa in cui i ragazzi vogliono intraprendere, quindi vogliono fare sport, vogliono fare calcio e questo ci aiuta ad essere noi tecnici, noi istruttori più vigili su quello che può capitare. Lo sport penso che sia un mezzo importantissimo per poter aiutare tutti i ragazzi, ma quello che penso è che deve partire sempre tutto dalla famiglia. La famiglia deve essere al centro della vita del proprio ragazzo. Se la famiglia è al centro della vita del ragazzo, per tutti noi, per il ragazzo stesso, per i ragazzi stessi e per noi sarà tutto più semplice, altrimenti sarà una vita in salita e non è semplice gestire ragazzi che hanno delle problematiche importanti per noi, perché noi li vediamo poche volte rispetto a quelle ore
che stanno in famiglia, noi 2-3 volte a settimana è il nostro appuntamento, mentre per loro è una quotidianità, quindi l'aiuto, noi dobbiamo essere da supporto alle famiglie, questo è il pensiero che riportiamo all'interno della nostra attività dei centri federali. Dobbiamo essere tutti insieme, dobbiamo aiutare tutti insieme questi nostri ragazzi, queste nuove generazioni a far capire quali sono i veri valori della vita che li aiuteranno per il resto del loro percorso. Un messaggio importante che voglio trasmettere ai ragazzi riguardo al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo principalmente è quello di trovare il coraggio e la forza in loro stessi di voler denunciare tutte le pratiche, tutte le situazioni in cui si verificano questi fenomeni, parlare con l'adulto di riferimento affinché questo fenomeno possa essere contrastato. Siamo molto contenti di essere riusciti nell'organizzazione di questo incontro formativo su questo tema molto delicato che è quello del bullismo e di quello che secondo noi lo sport e in particolare lo sport di squadra come il calcio può fare per contrastare e per prevenire questa forma di, queste forme di bullismo e di cyberbullismo. Siamo molto contenti che la serata sia riuscita bene, dell'intervento dei genitori e speriamo che gli argomenti siano arrivati ai genitori e ai bimbi della scuola calcio che hanno partecipato all'evento e che resti qualcosa di positivo e di utile per crescere tutti insieme meglio. Acquisisce sempre maggiori sostegni, Tropea, città della cultura. È necessario che la Calabria e le sue istituzioni si uniscano per supportare con forza la candidatura di Tropea a capitale della cultura italiana per il 2021. Ad affermarlo è il senatore Giuseppe Mangialavori. Mancano ormai pochi giorni, sostiene il parlamentare di Forza Italia, alla scadenza per la presentazione delle candidature e tutte le istituzioni regionali hanno il dovere morale di sostenere l'azione meritoria del comitato promotore, il quale si prepara a mettere in campo un progetto straordinario e di larghissimo respiro. È infatti indubbio che l'eventuale vittoria di Tropea avrebbe un valore assoluto per tutta la Calabria. I tesori paesaggistici e culturali di Tropea, aggiunge Mangialavori, sono un patrimonio inestimabile e rappresentano il miglior biglietto da visita per una regione che vuole davvero proiettarsi nel Mediterraneo e affermarsi definitivamente come polo di attrazione turistica a livello internazionale. La candidatura a capitale della cultura italiana, voluta con forza dal sindaco Giovanni Macri, è dunque un'occasione da non perdere e rispetto alla quale tutte le istituzioni calabresi hanno il dovere di fare squadra per raggiungere un obiettivo certo e ambizioso, ma decisamente a portata di mano. Il tempo dei campanilismi e delle rivalità tra province è finito. Adesso, conclude Mangialavori, è arrivato il momento di mettere in risalto le eccellenze della nostra regione. Ed ora parliamo di Radio Roccella Rock Festival che diventa quest'anno itinerante, questa è la più grande novità, è presentata la manifestazione che si svolgerà dal 21 di marzo al 1 di maggio. È stata presentata lo scorso sabato nel corso della conferenza stampa tenutasi a Roccella Ionica nei locali siti in Largo Don Molinero la terza edizione del Radio Roccella Rock Festival, kermesse musicale che persegue l'obiettivo di dare lustro, vetrina e valorizzazione a nuove promesse del panorama artistico e musicale. Il fine è quello di fare della musica un traino culturale per il territorio, così come ha sottolineato in apertura il neopresidente dell'emittente radiofonica Massimo Logozzo. Tante le novità annunciate, diverse le location coinvolte per le performance dei giovani solisti e componenti di gruppi musicali provenienti non solo dalla Calabria ma da tutta Italia. Tra di esse l'inserimento in cartellone di un workshop, un vero e proprio seminario di studi e di perfezionamento musicale che porterà al 1 maggio, data in cui si svolgerà la serata finale. Siamo qui davanti ad Azzurra, lo studio mobile di Radio Roccella. Questa sera presenteremo la terza edizione del Rock Festival. Siamo arrivati anche per quest'anno tra l'altro tante novità, tra le tante novità
abbiamo il direttore artistico che si riconferma anche quest'anno, Ilario Ieraci, musicista della band Mad Vintage di Caolonia, tra l'altro è il proprietario della sala registrazione a Caolonia, Tana Records, e si aggiunge, come dicevo, Manuela Cricelli come direttore artistico al suo fianco, musicista e psicologa, tra l'altro nostra collaboratrice da tanti anni. Altra novità che quest'anno il festival sarà itinerante, quindi porteremo il nome del festival in altri paesi qui limitrofi e porteremo il nome di Radio Roccella e anche il comune di Radio Roccella con noi. Praticamente altra novità importante è che quest'anno ci sarà per la prima volta un workshop con uno studio musicale, appunto, che si affianca alla nostra, tra l'altro, studio che abbiamo, officine musicali, per quanto riguarda vari strumenti musicali. Altra novità, si arriva poi al 1° maggio praticamente, dove si esibiranno un po' tutti i gruppi che si esibiranno nelle altre serate, e in più ci sarà, oltre tanti ospiti, un ospite a livello nazionale. Questa è la cosa più importante di quest'anno. Vi invito a seguirci con molta attenzione tutte le serate fino ad arrivare appunto al 1° maggio, dove si esibiranno appunto tutti i gruppi che ci saranno durante le serate, fino ad arrivare alla serata conclusiva con l'ospite a livello nazionale e tanti altri ospiti locali. Vi aspettiamo e continuate a seguirci anche sulla nostra emittente e sulle nostre pagine Facebook, Instagram. Presentato a Palmi presso il Centro Arco Iris, il libro Anelito Soffio dell'Anima di Raffaella Condello, un libro fresco di stampa che l'autrice, psicologa e pedagogista, ha recentemente pubblicato con la casa editrice EBS e che contiene un delicato e soave inno alla vita, a sua volta diviso in 5 parti con 3 capitoli centrali ricchi di riflessioni e aforismi. Una guida terapeutica, un farmaco della mente. Anelito Soffio dell'Anima è la mia prima opera letteraria, è un grande inno alla vita e nasce da una lunga esperienza professionale. È una guida terapeutica che attraverso una frase semplice ma di grande valore intrinseco esprime un pensiero molto profondo che a volte assume i tratti di un proverbio. E pone l'accento su come il dolore non è una sconfitta, ma una lezione di vita, poiché con la forza, il coraggio, si arriva alla vittoria. Quindi non bisogna rifiutare la vita, ma immensamente amarla. Non bisogna ignorare la sofferenza, ma affrontarla con determinazione. Non bisogna respingere ogni forma di aiuto, ma accettarlo. E infine non bisogna mai ignorare l'aiuto grande che Dio quotidianamente ci dà. Anelito Soffio dell'Anima è uno scrigno, contiene tratti di vissuto che tutti i lettori possono apprezzare e così acquisire una più concreta visione morale della vita. Anelito Soffio dell'Anima si rivolge ad adulti, uomini, donne, giovani e ragazzi, a chi veramente vuole gioire della vita, stare bene con se stessi e con gli altri. In fin dei conti, la vita è come un viaggio, comincia con un pianto dopo l'atterraggio. Facciamo giri in mezzo ad ogni coincidenza che perdiamo per un punto di partenza. Io credo che il libro di Raffaella sia un libro da leggere, rileggere in ogni momento della giornata, perché ci dà quell'input, come dicevo prima, a superare dei momenti che sono anche tenuti da un palinsesto di esperienza che Raffaella in qualche modo ha saputo trasmetterci. Ma io vorrei dire che si tratta di un libro molto interessante per tutta una serie di motivi. Il primo motivo è le modalità della scrittura, perché l'autrice non ha scelto né la chiave narrativa né la chiave saggistica, ma ha strutturato il suo libro più che altro come una serie di riflessioni, di aforismi che mirano a illustrare gli aspetti fondamentali dell'esistenza e a indicare anche alcune possibilità per gli individui
di soffermarsi sugli aspetti fondamentali di questa problematica. L'autrice, per quel che mi riguarda, ha fatto benissimo a sottolineare il richiamo all'interiorità in un'epoca, come tutti sappiamo, in cui c'è poco spazio per rientrare in se stessi e molto spazio invece per l'esteriorità e per la banalizzazione. E poi a mettere in evidenza il primo fondamentale significato della vita, che è quello di una grande ricchezza che non sempre siamo capaci di apprezzare, anche in presenza di difficoltà, di dolori, di sofferenze che fanno parte del bagaglio di tutti gli individui. Di aforismi di Raffaella Condello ci induce alla riflessione. Sono perle di saggezza che aiutano il lettore a conoscere se stesso, ad accettarsi ed ad accettare la vita così come si presenta e ad affrontare le varie difficoltà e gli eventuali disagi della vita stessa. Raffaella si pone con un linguaggio semplice, con la dolcezza che è una sua caratteristica e con la sua grande professionalità. Edoardo Guarnera in La Divina Vedova Allegra ha aperto la rassegna per la 29esima stagione teatrale della Locride 2019-2020 con debutto al Teatro Gioiosa di Gioiosa Ionica, con un ricco programma messo a punto dal Centro Teatrale Meridionale diretto da Domenico Pantano. Ma andiamo a sabato passato e gustiamo alcune scene di questa Divina Vedova Allegra. È andato in scena sabato 29 febbraio al Teatro Gioiosa di Gioiosa Ionica, nell'ambito della stagione teatrale della Locride 2019-2020, lo spettacolo dal titolo La Divina Vedova Allegra, scritto da Mariella Guarnera con Annalena Lombardi, e uno straordinario cast con 20 attori per la regia dello stesso Edoardo Guarnera, protagonista dello spettacolo. La storia, rivisitata da Edoardo Guarnera, trae spunto dall'operetta del compositore ungherese Franz Lehár, La Vedova Allegra, un capolavoro del genere operettistico che ha avuto un grande successo tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento. Se la bella Anna, vedova ed erede di un ricchissimo banchiere, sposasse nuovamente un Ponte Vedrino, risolverebbe le sorti del regno che rischia la bancarotta. Tra i numerosi pretendenti, il conte Danilo, segretario d'ambasciata, che appare l'uomo più adeguato a sposare la fascinosa Anna, sebbene il rapporto tra i due sia conflittuale e scandito da continue schermaglie amorose. Divertenti pasticci diplomatici, circostanze frizzanti e gradevoli intrighi animano l'intera storia, nella quale le melodie di Franz Lehár e non solo fanno da cornice allo spettacolo interamente cantato dal vivo. Sul palco più di 20 artisti, tra attori, cantanti e un affascinante corpo di ballo per sorprendere e divertire il pubblico. E voi, giovane maturo, avete sposato una donna molto graziosa e... E io vi sarei grato se voleste calcare un po' meno quel maturo e un po' più quel giovane. Perdonate, eccellenza, siete un uomo davvero fortunato. Vostra moglie è un vero modello di eleganza e fedeltà. Eh sì, ma guardate con quanta grazia e ingenuità parla col signor De Rossillon. È una bambina, è proprio una bambina. Camillo, devo parlarvi, ma non ora, quando saremo soli. Cosa avete scritto sul mio ventaglio? Quello che non posso dirvi pubblicamente, Valenciennes. Io ti amo. E tacete, c'è mio marito. Ah, mia cara Valenciennes, perdona se ti ricordo i tuoi doveri d'ambasciatrice, vero? Vorrei solo pregarti di vedere se la signora Glavary è arrivata. Molto volentieri. Signor De Rossillon. Eccellenza. Sareste così cortese di accompagnare voi la mia adorata consorte? Ma con grande piacere, eccellenza. È una bambina, è proprio una bambina. Come, come?
La signora Glavary, la vedova del banchiere di corte, interverrà alla festa? Sì, è un mio colpo diplomatico. Prima di accorgerci di questo, i suoi tradi prodiusa, e mi veglia sempre. Ed ora i titoli dei giornali. Diamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Ci occupiamo di emergenza coronavirus. In Italia aumentano i contagiati, ma anche le persone guarite. Il contagiato di Cetraro viene monitorato e l'autista del bus è messo in quarantena. Denuncia dei sanitari, al pronto soccorso di Vibo mancano le strumentalizzazioni. Allarme intanto di un'industria, l'economia calabrese rischia grosso e non solo nel comparto turistico. Il pentito Bonaventura, siamo alla notizia di centropagina, ormai impossibile collaborare, dice, minacciato via Facebook. E poi parliamo di turismo, Wanda Ferro al ministro, salviamo l'albergo delle fate. Firenze, Gratteri, cittadino onorario, insorgono i penalisti. E poi a Reggio Calabria si vota in primavera, la marcia no parte dal centro storico, Chindemi fa autore della candidatura. Per questa città il tempo è scaduto, o si cambia o si muore. Verso le comunali, l'ex assessore ha incontrato i commercianti di Corso Garibaldi. E poi agricoltura, finocchi, irrigazione straordinaria, ma resta l'emergenza, interessata una vasta area fino a Sellia. Ancora per quanto riguarda il taglio alto, due notizie: la prima da Reggio, l'appello a Cotticelli, all'ospedale cancellato il servizio sociale. A Bagnara, bimbo inciappa nella griglia di scolo, ferito e sarà operato, il padre non riparata da mesi. Vedete qui la griglia di scolo, causa dell'incidente. Chiudiamo con Gazzetta del Sud, e questa la prima pagina, vedete, non è una pandemia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, contenere il Covid-19 è fattibile, con misure aggressive si può bloccare. Aumentati i contagi in Italia, ma è tutto nella norma, cruciale questa settimana. E ancora la manovra del governo, al via la task force europea. E poi l'allarme dall'OCS per il 2020, borsa in rosso, vola lo spray. Tre notizie nel taglio alto: Reggio, condotte idriche dopo 4 anni, occhi al progetto. A Villa San Giovanni, parco dei falchi, respinto dal CDS, ricorso dei Siclari. Vedete Marco e Giovanni Siclari in questa foto. Gioiosa, è stato operato e riunito, ha rischiato di perdere un occhio il barista aggredito in pieno centro da un esemplare di allocco. Conferma ufficiale negativa la moglie del pensionato di Cetraro. E poi vedete, si parla di calcio, puzzle partite, Juventus-Inter lunedì 9 dovrebbe giocarsi. Ci fermiamo qui, era l'ultima notizia per quanto riguardava Gazzetta del Sud. Per i titoli è tutto, linea che rimandiamo alla nostra redazione. Il tempo che farà in Calabria.
Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piogge. In montagna, cieli coperti con scrosci di pioggia intermittenti. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, molte nubi con deboli piovigini. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite con transito di velature sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Giornale che qui finisce, grazie per l'attenzione, riepilogo. Il Presidente dell'Assemblea della LOCDE, il Comitato dei Sindaci e il suo Presidente hanno incontrato i vertici ANAS questa mattina, partendo dal cantiere del Ponte Alaro per poi fare il punto della situazione sulle opere in itinere e sui finanziamenti annunciati presso la Biblioteca Comunale di Marina di Caulonia. Coronavirus di Sangi per chi viaggia in aereo, voli ridotti anche in Calabria e Sicilia. Gravi danni all'economia. Assenteismo all'ASP di Cosenza, indagati 87 dipendenti, anche l'ex consigliere regionale Russo. La siccità mette in ginocchio l'agricoltura, il grido d'allarme delle associazioni di categoria, così si rischia un disastro. L'irrigazione d'emergenza è garantita dai consorsi di bonifica. A Gioiosa Ionica si è tenuto un incontro su sport contro bullismo e cyberbullismo, il ruolo dello sport nella prevenzione e nel contrasto al bullismo, organizzato alla scuola di calcio dell'US Gioiosa Ionica.